Ciao Cecilia. Non ti senti? Parla. No, 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 ma No, ha chiuso lui, ora ti attivo. ho riabilitato solo me, te, la Claudia, Cecilia e la Francesca. Ok. Poi dopo per gli altri, quando poi riapriamo, se avete qualsiasi domanda, poi ci teniamo alla fine per le domande. Tanto faremo la riunione più ristretta possibile, poi lasciamo spazio alle domande, perché poi il grosso è sostanzialmente sulla separazione, il resto è uguale alle domestiche, quindi faremo una roba un po' più sulle commerciali. La registrazione l'ho fatta partire, quindi se volete fare una intro voi solita, poi dopo passiamo la parola a Rea e vediamo le slide al volo. Parto io, Sandro, dico Vai, qualcosa vai, io? vai, vai, Sempre io la prima. vai, 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 Cecilia. Allora, ok, niente. Intanto, salve a tutti, buongiorno. Niente, diciamo, questo è il primo incontro, come giustamente diceva Stefano, è il primo incontro che facciamo per le utenze non domestiche, per attività commerciali, insomma, produttive, artigianali. Io voglio innanzitutto dire qualcosa, cioè vorrei sottolineare, in questo momento, è un momento particolarmente difficile, ecco, per questo è importante anche fare questa breve intro, nel senso che vorrei sottolineare quanto questa amministrazione sia sensibile a questo momento storico difficile, no, che sta coinvolgendo tutte diciamo, le attività commerciali, le attività artigianali del nostro territorio, cioè diciamo a livello nazionale che poi si riverbera sul nostro territorio. Quindi diciamo che a parte i negozi di alimentari che vendono capita, prima necessità, però, anche quindi hanno avuto un impatto economico meno negativo, anche se va sottolineato il fatto che comunque stanno già dalla prima ondata in prima linea, mettendo per il nostro bene a rischio la salute, la propria salute, cioè quindi un grande applauso a loro. Però ecco, diciamo, tutte quelle altre attività che già si sono viste chiudere e che in questo momento qualcuna è ancora chiusa ed altre no, cioè per loro veramente la situazione è veramente difficile, forse qualcuno è anche qui con noi in questo momento. Una di queste persone sono io, perché comunque sapete che anche io faccio parte della categoria dei commercianti e ci tengo a dire qualcosa a nome un pochino di tutti voi, nel senso che ho un'attività che in questo momento, per la quale in questo momento è consentita l'apertura, però diciamo, riesco a toccare, lavorando come la maggior parte di voi, con persone che vengono da fuori, con l'estero, riesco a toccare veramente con mano cosa significa avere un'attività con una porta aperta dalla quale però purtroppo non entra nessuno, no? Questo è un dato di fatto. E quindi è un momento di preoccupazione, di grande preoccupazione per tutti e sicuramente di grande incertezza. Io voglio però aggiungere questo, che questo dal punto di vista personale, professionale, ma anche amministrativo, vorrei dire che ritengo che proprio per la particolarità del nostro territorio, per la nostra localizzazione, diciamo alla fine, e questo mi sento di parlare anche per il comune di Guardistallo, perché anche lui, cioè, è un piccolo borgo in Toscana con l'affaccio sul mare, no? Cioè, siamo questo. E quindi ritengo che alla fine di questo lungo periodo pandemico, proprio per queste caratteristiche della nostra zona, io ritengo che, e ci credo in quello che sto dicendo, che riprenderemo con forza. Ecco, io vorrei trasmettere in questo momento, tanto questa è una registrazione che spero che ascoltino anche gli altri commercianti di Casale, vorrei trasmettere a voi questa fiducia, no? Questa fiducia che ho, quindi vi esorto, perché lo sto facendo anch'io, a tenere duro, a stringiamo ancora i denti e continuiamo insieme a lottare per il bene di tutti e nell'attesa, e spero breve, che arriveranno tempi migliori. Ecco, questo intro l'ho voluto fare. Allora, detto questo, vado al nocciolo del motivo per cui siamo tutti qua riuniti, ed è la svolta epocale, così l'ha chiamata stamani mattina il presidente di Rea durante la nostra conferenza che abbiamo avuto con Ceccarelli, con la Rea, che sono qui con noi. Quindi la svolta epocale perché stiamo andando verso questo nuovo percorso di raccolta differenziata, quindi verso lo sviluppo sostenibile. Io
insieme, e poi dopo Sandro parlerà. Comunque, insieme al comune di Guardistallo si è creata una sinergia incredibile, quindi una collaborazione veramente felice, fortunata, perché insieme appunto stiamo trasportando insieme e con l'aiuto chiaramente di Rea, che è qui con noi perché altrimenti non avremmo potuto, però anche di Stefano Ambrosini. Stefano Ambrosini è il nostro tecnico, diciamo, che ci supporta in questo percorso, è uno specialista, e grazie a lui, insomma, abbiamo potuto, diciamo, raggiungere degli accordi e fare delle scelte veramente giuste, no? Che comporteranno dei benefici sotto ogni aspetto, anche quello economico. Ora, niente, diciamo questo, quello che noi ci apprestiamo a percorrere questo percorso, che inizierà effettivamente il 14 di dicembre. È un percorso che è da una parte obbligato, doveroso dal punto di vista normativo, perché comunque dobbiamo raggiungere una quota differenziata, che comunque dalla quale siamo ben lontani, quindi dobbiamo raggiungerla, poi anche doveroso dal punto di vista civico, dal punto di vista comunitario, ecco, perché come tanti sanno dei nostri comuni, cioè comunque siamo un po' stanchi di vedere questi abbandoni, di vedere questo territorio maltrattato, ma vogliamo finalmente vedere un ordine intorno a noi, un ordine e poi andare a differenziare nella maniera corretta. Assolutamente questo per noi è fondamentale. Questo lo facciamo col supporto di tutte le persone che sono qua, col supporto spero vostro, perché comunque senza di voi, no? E senza i cittadini ovviamente questo percorso non sarebbe possibile, ma ci crediamo molto nel vostro supporto, anche se all'inizio non sarà semplice, come sempre lo dico, ma poi alla fine stravolgere, perché si tratta di stravolgere le abitudini, ma poi diventeranno la normalità col tempo. Allora, abbiamo molti progetti in comune con Guardistallo, un centro di raccolta, eccetera, eccetera, però non è questa la sede. Passo la parola al sindaco di Guardistallo per ulteriori dettagli, diciamo. No, ma sei stata brava a descrivere un po' tutti i sentimenti da parte delle amministrazioni, perché insomma, il periodo non è semplice, però serve anche un po' di progettualità per il futuro. La progettualità va dall'ambito turistico, abbiamo passato un consiglio comunale, Casale lo farà anche loro fra pochissimo. Il percorso dei Tirreni, quindi rilancio sul turismo, e abbiamo fatto un percorso tutti insieme qui a Guardistallo, anche insieme a Rea, per quanto riguarda un po' la gestione dei rifiuti. Non è che ci dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto, ma sinceramente innestiamo un'altra marcia che, come diceva appunto, ce l'ha detto anche stamani il presidente, saremo addirittura avremo l'onore di avere la prima uscita con i nuovi messaggi di informazione forniti da Rea, con tutto un kit molto, molto bello, particolare per quello che serve per fare il porta a porta. Soprattutto sarà un servizio che viene ricamato, cucito addosso ad ogni persona, ad ogni attività, e quindi si va proprio sull'uscio di casa, sull'uscio dell'attività a prendere con minor fatica anche per le utenze. L'ha accennato, ormai se no stanno la voglia, gliel'hai detto. Guardistallo avrà un centro di conferimento che, se in un primo momento, che sarà a servizio di Guardistallo e Casale, lo creeremo in sinergia nella zona dietro dove c'è il capannone del comune. In un primo momento servirà come centro di trasbordo del materiale raccolto. E il materiale raccolto sarà da subito con il multimateriale leggero, ma poi ce lo dirà meglio Ambrosini, e poi avrà il passaggio successivo ad anno nuovo, diventerà un centro di raccolta vero e proprio. Quindi anche a livello di servizio che avremo sul territorio, non ci sarà, andrà a sparire quello che è il numero verde, ma ci sarà tutta una situazione di conferimento più agevolato, e quindi sia per quanto riguarda gli ingombranti, sia per quanto riguarda, ne so, il barattolo della vernice o le lampadine o le batterie e quant'altro. Ma questo è un dettaglio che, ripeto, è in divenire. È in costruzione, in questi giorni sono partiti i lavori, e quindi a tempo di record verrà costruito. Facciamo vedere anche un po'
che quando si vogliono fare le cose in Italia si riescano a fare, non sempre solo i cinesi in una notte tirano su l'ospedale, ma anche noi si riesce a fare delle cose fatte bene, con criteria, con gusto, con la funzionalità, perché non deve essere visto per centro raccolta, l'abbiamo già detto in altri incontri, come la discarica a cielo aperto dietro il cimitero. Assolutamente, vuole diventare un posto di gestione di quanto viene raccolto per poi riessere rimesso sul mercato come materie prime. E quindi anche farlo visitare dalle scuole, capire cos'è il ciclo dei rifiuti, qual è il compito dei cittadini che separano le frazioni in casa e poi dove vanno a finire e come rientrano nel mercato quello che viene raccolto. Quindi niente, è un percorso che bisogna farlo tutti insieme. L'abbiamo deciso, la politica c'è questa volta, la gente credo ci sia anche perché l'interesse, oltre a garantire mi piace ci sia il bimbo, un futuro migliore a loro, ai bimbi, ma soprattutto guardiamo anche, ce lo dirà anche Ambrosini, questo porterà anche dei risparmi e quindi è anche una cosa che facciamo anche per noi sul subito, oltre che per il futuro. Bene, Stefano, vai, così. No, se volevano fare comunque dire due parole anche o Are. almeno la Francesca o Cecilia, che così poi dopo io Sì, faccio una parte proprio anche Smart fisica. è Smart WRE, quindi vedete voi. Cecilia, Ok, sblocca c'è cioè Cecilia. comunque cioè l'audio, basta che tu schiacci su abilitati o abilitato. In basso a sinistra. Ora, Eccola. no, schiacciavo, non è che non schiacciavo, Ah, ma buon, vai, ci sei. non andava. Sì, buonasera a tutti e grazie ai sindaci e anche a Stefano per questa riunione e grazie soprattutto al resto dei presenti. Sarò breve così poi entreremo meglio nel dettaglio. Allora, principalmente andremo, come è stato detto finora, ad attivare un nuovo servizio così importante per il territorio, ma poi anche con una forte importanza dal punto di vista ambientale in un periodo molto particolare. Però è vero anche che ormai diciamo questo progetto è partito e quindi non ci possiamo fermare. Dobbiamo cercare il più possibile di portare avanti i nostri progetti e comunque far sì che tutto proceda nella normalità. Questa riunione di oggi è una riunione che è stata appunto convocata con quelle che sono le utenze non domestiche, le attività commerciali, per concordare insieme e per dare la nostra disponibilità a poter in qualche modo interloquire per quanto riguarda l'organizzazione e la consegna di quelli che saranno poi i mastelli che vi serviranno, i contenitori di cui poi ne parlerà Stefano Ambrosini successivamente, per poter fare la raccolta differenziata. Quindi diciamo con l'amministrazione abbiamo costruito, cioè è stato costruito questo progetto e di fatto ora entriamo proprio nel vivo. Quindi già dalle prossime settimane arriveranno sia a tutti i cittadini, sono già stati fatti vari incontri, arriveranno delle lettere in cui noi daremo informazione che dal 30 di novembre inizierà la distribuzione dei mastelli e di tutto il kit utile per la raccolta differenziata con modalità porta a porta. Quindi i nostri diciamo le colleghe Francesca Capaccioli Elena Simoncini, che sono anche loro collegate, andranno insieme agli operatori a consegnare questi contenitori per far sì che il 14 dicembre sia tutto pronto per poter partire con il servizio. Come ho detto prima, le utenze non domestiche in realtà avranno dei contenitori diversi, quindi un lavoro che dovremo fare e che in tempi non Covid avremo fatto venendovi a trovare direttamente presso la vostra attività, spiegandovi più nel dettaglio diciamo quelle che sono le modalità di differenziazione di esposizione. Adesso lo dobbiamo fare in una modalità diversa. Quindi la riunione di oggi
ha l'obiettivo di spiegare come dovete fare questo tipo di attività e allo stesso tempo vi metteremo a disposizione i numeri di telefono di Francesca Capaccioli e di Elena Simoncini in modo che voi le possiate contattare. Vi diremo dopo il numero di telefono e gli orari in cui le potete contattare, in modo da poter parlare con loro e decidere anche il tipo di fornitura che più si confà alla vostra, al vostro tipo di attività, in modo che poi insieme, cioè, insieme a loro concorderete la modalità di consegna. Quindi diciamo questo lo facciamo chiaramente data la situazione. Quindi colgo anche l'occasione per presentarvi il Federico Bolognesi che insieme diciamo al supporto tecnico a Stefano Ambrosini che in questi giorni cioè già comunque da mesi hanno Stefano ha avuto il supporto di Federico perché Federico comunque ha la conoscenza del territorio, quindi insieme hanno poi costruito e messo a punto rispetto alle varie esigenze il progetto e quindi anche lui oggi è presente perché poi chiaramente essendo REA il gestore quindi REA con i suoi dipendenti, i suoi mezzi dovrà andare a svolgere il ritiro, quindi chiaramente lui poi è un po' la figura di riferimento per REA per cogliere quelle che poi saranno eventuali criticità che chiaramente in una fase di avvio di servizio potranno venire fuori. Però ecco, se riusciamo tutti insieme a creare anche un gruppo che in qualche maniera tramite anche mail, infatti io ho invitato anche i sindaci e invito anche voi presenti, ma poi anche quelli, i vostri contatti, gli altri commercianti a mandarci le vostre email in modo che noi potremo poi anche comunicare in una fase successiva tramite questi strumenti. Quindi riteniamo fondamentale proprio creare un rapporto diretto con il gestore in modo che poi la comunicazione, anche in futuro, la richiesta di informazioni, segnalazioni e criticità, possiate anche voi capire bene quali sono i vostri punti di riferimento. Quindi io adesso passo la parola a Stefano Ambrosini che andrà un po' a presentare il servizio, poi vi lasceremo spazio per chiaramente dubbi e domande e in fase finale passo la parola a Francesco o Elena che vi diranno quando e come le potrete contattare per accordarvi su appunto la modalità di distribuzione di questi contenitori. Grazie. Allora, perfetto, niente. Io cercherò di farvi una presentazione la più rapida possibile. Faccio una premessa, adesso di attività non ce ne sono tante collegate, ma il video dopo viene messo in live, quindi è visualizzabile dopo. Quando partiremo con la raccolta, comunque in via anticipata, tutte le utenze verranno raggiunte dagli operatori di REA. Noi adesso i casi particolari con Federico li abbiamo già visti praticamente tutti e adesso userò da cavia, diciamo che non so se c'è ancora collegato, sì, Giacomo di Valle Gaia, mi servi un attimo dopo perché ti uso da cavia perché sei l'utenza più grossa, diciamo così, ti equiparo anche se è più piccolo di te. Però prendo ad esempio un'utenza commerciale di Riparbella che ho già fatto vedere sia Sandro che la Claudia che è a Borgo San Pecoraio. Su Maps ti faccio vedere anche la differenza fra le due strutture. Vedrai che in realtà le utenze che sembrano più complicate, come la tua, in realtà da gestire per me sono molto più semplici. Dopo lo vedremo che le utenze che avranno un po' più di difficoltà all'inizio saranno quelle come Greta, che hanno meno spazio all'interno dell'attività. Però è solo una questione di abituarsi le prime settimane, poi io vi assicuro, ho fatto comuni come le Cinque Terre, dopo vi farò vedere con locali medi che sono la metà di quelli più piccoli che avete a Guardistallo Casale e ce la facciamo senza problemi. Bisogna dopo abituarsi un po' che cambia la modalità di raccolta. Allora,
cosa vi faccio vedere oggi? Una sintesi di quello che faccio per le domestiche, quindi in realtà no, non vi faccio vedere il dettaglio di quello che vediamo con gli altri. La parte di formazione su questi materiali verrà fatta anche in via cartaceo, però vi tengo a precisare una cosa che ha detto Cecilia prima. Allora, le utenze, le vostre utenze di tipo commerciale si dividono in due parti, in due, chiamiamole così, tipologie di attività. Utenze di tipo grandi utenze, e qua prendo il Valle Gaia, esempio, o utenze di tipo commerciale non grandi utenze. Per me la parrucchiera che c'è di fronte al comune di Guardistallo è un'utenza di tipo commerciale, ma che se non se ne fa niente dei carrellati che darò al Valle Gaia. Quindi dal punto di vista della raccolta avrà la modalità più o meno come le domestiche. Non ha necessità di un carrellato da 120 litri che ci sta lei e non ci sta più la gente che si taglia i capelli dentro l'attività. Idem Greta, te dopo ti verrò al tuo alimentare così lo vediamo insieme, tu vedrai che sostanzialmente di rifiuti che fai avrai solo carta e plastica. La grossa quantità che avrai sono i cartoni delle consegne e la plastica. Quindi cosa succede? Anche se tu avessi dei carrellati, in realtà, oltre al fatto che ti stanno scomodi, le scatole poi non ci entrano. Quindi cosa succederà? Ti spiegherò come fare una scatola delle consegne, te la terrai, per buttarci dentro le altre spaccate. Quindi in questo modo cosa succede? Hai poco spazio di utilizzo e un vantaggio di non doverti tenere un carrellato che non sai che dove metterlo dentro. Idem per la plastica, dal punto di vista di stoccaggio vedrai che è molto, anche se uno ha un piccolo spazietto dove mettere il materiale, dopo questo problema qua si risolverà in maniera molto, diciamo così, avanzata quando ci sarà il centro di raccolta, che ti permetterà, metti che tu hai un giorno che hai le consegne, non è valido di aspettare al giorno della raccolta, avrai la possibilità di portare in centro di raccolta. Poi vi farò l'esempio di Riparbella, che c'è molto utile perché è molto simile a voi nei centri storici, ma l'hanno visto anche Sandro e la Claudia, dal punto di vista territoriale è un casino, è molto più complicato. Allora, la raccolta come verrà fatta? 5 frazioni, carta e cartone. La prima frazione a carta e cartone, questo materiale a carta e cartone sostanzialmente è carta e cartone di tipo pulita. Cosa vuol dire? Che se io ho la carta estremamente sporca e unta va nell'umido, se invece il materiale, questo ve lo prendo ad esempio, è una problematica del CONAI, dove va il cartone della pizza? Il cartone della pizza va sostanzialmente conferito nella frazione cartacea 9 volte su 10, cioè se è estremamente unto va nella frazione organica, se è diciamo così un po' macchiato va nella frazione carta. Questo ve lo spiego perché molte volte le utenze, per non sbagliare, me lo buttano nel secco. Poi lo vedete alla fine di questa micro spiegazione che sostanzialmente nel secco, specialmente per le utenze commerciali, non ci va praticamente nulla. Esempio a parte, un attimo, Giacomo, fai una cosa, Giacomo, tutti quelli che hanno il cellulare, giratelo in orizzontale, che così vedi meglio, perché lo vedi più grande. Buon, perfetto. Allora, le utenze come Paola e Giacomo, che sostanzialmente hanno, diciamo così, camere, hanno una tipologia di rifiuto diverso, perché potresti avere anche i cestini dei bagni, quindi in questo caso qua tu hai la frazione secca residuo. Ma se io ho un'attività di tipo ristorativo o Greta con l'alimentare, vedrai che di secco non ce ne hai. Dopo, se avete dei dubbi sulle singole frazioni, me lo dite. Allora, il vetro è una frazione molto semplice da raccogliere, bisogna solo berne il contenuto, non bisogna togliere residui di tappo, non bisogna sostanzialmente togliere le etichette. Questo materiale
raccolto diciamo in maniera singola, monovetro, da voi poi faremo il multimateriale leggero che è costituito da imballaggi in plastica e metallo. Mi concentro molto su questo perché nelle attività voi avrete una gran quantità di questo materiale, però bisogna stare attenti come lo separiamo. Cosa vuol dire? All'interno di questa frazione io posso inserire solo gli imballaggi, non gli oggetti. Poi lo vedremo nel dettaglio con le domande, ma le utenze non domestiche hanno principalmente imballaggi, quindi qualsiasi contenitore in ballo, materiale da consegna, la plastica da sottovuoto della cucina, dopo se avete dei dubbi me le dite, qualsiasi cosa che contiene, che è un imballaggio, un contenitore, va nella frazione plastica. Non bisogna tanto stare a lavarli in lavastoviglie, ma deve essere conferito privo di frazione organica. Quindi ipotizziamo che io ho il polistirolo per la carne, per il pesce, vaschette piccole, se io ho dei contenitori grossi invece vanno ridati al rivenditore o alle pescherie o viene conferito nel secco. Questi materiali ci si dà una sciacquata, ma solo per non impuzzare il sacco della consegna, non tanto perché creano problemi sulla vendita. La frazione organica da voi viene raccolta con un sottolavello areato. Questo potrebbe servire per le utenze che hanno, diciamo così, anche la parte di... Adesso, Greta, dimmi che non mi ricordo. Tu hai anche banco gastronomia o no? Cioè, tipo gli affettati? Ah, quindi metti che pulisci il prosciutto, ti faccio un esempio, ci avrai il pezzo di prosciutto che pulisce e ci avrai un po' di organico. Allora, idem per farti un esempio, quando ti arriva il prosciutto, tu devi togliere la plastica intorno. Quello lì, che in realtà sopra c'è scritto plus 7, dopo lo vedremo nei codici, non dovete guardarli, ma è solo per spiegarti, è il contenitore del prosciutto, è un imballaggio, quindi va negli imballaggi in plastica. Se invece io ho questa borraccia qua, che è di plastica, in realtà di gomma, ma ipotizziamo che sia di plastica, non va nella plastica, ma nell'indifferenziata, perché è un oggetto, non è un contenitore, non contiene l'acqua, e l'ho comprata vuota. È un oggetto, quindi la discriminante è solo imballaggi o oggetti. Per la casa, e il mio consiglio qual è per te? Ti prendo te perché so che avrai un po' di scarto organico, ma non tanto. Sarà di utilizzare un mastellino come quello delle case, perché di scarto organico non ne avrai tanto. Se ti do un bidone da 240 litri, lo riempi in 6 mesi e quindi non te ne fai niente. Quindi avrai anche tu il sottolavello areato come questo qua, per dirti, dove noi utilizziamo come a casa il sacchetto in carta. Vedrai che quando tu ci metti dentro gli scarti alimentari, questo ti fa evaporare la parte acquosa che ti rilascia l'umido e quindi non puzza. Adesso non ci credi, poi dopo vedrai che funziona così. Lo prendi e lo metterai nel 25 litri, che è quello più grosso. Siccome tu hai sostanzialmente un ritiro ogni 2 giorni di questa frazione, ti basta tranquillamente quel bidoncino lì. Se te non ti dovesse bastare, ne chiedi al bidone, al comune, 2 da 25 litri, non al bidone grosso da 120-240 che non sai dove metterlo. Quindi la frazione organica è tutto il materiale di derivazione umida, quindi alimentare, carta sporca, quindi lo Scottex che ho utilizzato per pulire la parte umida. Se io l'ho usato invece per lavarmi le mani, abbiamo detto prima, va nella carta. Tu metti che ipotizza, c'è la carta che usi dietro il banco gastronomia, va nell'umido. Nella parte del secco residuo sostanzialmente ci va pochissima roba e nelle attività di tipo commerciale c'è quasi zero. Cioè io un bar o un ristorante non hanno secco residuo. Tu dal punto di vista, ad esempio, dopo quando ci vediamo a dicembre che vengo lì prima della partenza, poi tanto vi rifaccio tutti di persona che così vediamo. Tutto quello che ti arriva, se io ti prendo le varie categorie, dopo facciamo per dirti un po' di ripresentazione di quelli che sono presenti, l'unica problematica che potrei avere è sulle utenze che hanno RSA, quindi quelli che hanno anziani con pannolini traversi, che poi vediamo dopo. Bambino tuo c'ha ancora pannolini o no? Ok, buon, perfetto, dopo però ti prendo da cavia. Allora, cosa ci va qua dentro nel secco? Semplicemente solo adesso, fin tanto che c'è il Covid, speriamo che aprile ci liberano da questa cosa qua, DDP, quindi mascherine, guanti, lattice, così via, vanno nel secco.
Oggetti in plastica non imballaggio, quindi qua vediamo la lametta per la ceretta o per la barba, mozzicone di sigaretta, lo spazzolino da denti perché va nel secco perché è un oggetto, non è un imballaggio. Sacchetti dell'aspirapolvere, oggetti in materiale misto, eccetera, eccetera. Quelli sopra che vediamo quando magari dopo faremo la formazione con i bambini, se devo spiegare alla tua figlia non sa cosa sono perché sono nativi digitali, quindi CD e videocassette non li hanno visti. Questo è per farvi capire che i materiali misti o i poliaccoppiati vanno nella frazione indifferenziata. Se vengo da te alle alimentari e prendiamo 10 confezioni che 5 anni fa erano tutti in materiale poliaccoppiato, adesso sono tutti in carta. Se tu guardi, non ce n'è neanche più una che non è riciclabile, perché il venditore, adesso, se aspettate 10 secondi, vi prendo una roba. Allora, vi prendo un esempio al volo, che così vi faccio vedere, poi guardiamo i casi specifici delle commerciali. Prendiamo ad esempio questo qua, che è un set di grissini dell'Aldi, per dirti, okay? Che può essere del Lidl, qualsiasi supermercato che ne avete voglia voi. Cosa succede? Sostanzialmente nella parte posteriore c'è specificato o dove va o un codice numerico. Penso che si veda abbastanza bene, giusto? Allora, qualsiasi materiale in vendita in Unione Europea ha per obbligo di legge il codice del prodotto. Cioè, potrebbe esserci non scritto dove va, come qua, che c'è scritto involucro in plastica e cartoncino in carta, ma c'è l'obbligo che ci sia scritto, ad esempio, in questo caso, involucro 5 pp e cartoncino 22 pp. Voi non dovete studiarvi i codici, vi sto dicendo che oramai quasi tutti i materiali in vendita sono di tipo, chiamiamolo così, riciclabile. Allora, come partirà la raccolta e quando? Allora, in linea di massima adesso dovremmo essere pronti per partire il 14 dicembre, se tutto va bene. Dovevamo partire il 23 novembre, ma a causa del Covid abbiamo dovuto posticipare la partenza di 2-3 settimane per la distribuzione dei materiali, perché adesso Rea sta distribuendo tutti i materiali, diciamo, singolarmente alle utenze domestiche porta a porta. Avremmo dovuto distribuirle con dei banchetti e non è stato possibile per la questione delle aggregazioni. Cosa succederà poi? Nella fase iniziale ci saranno due linee di raccolta nei primi 7-10 giorni, dove ci saranno ancora i cassonetti. Man mano poi dalle parti più esterne, ti faccio un esempio. Giacomo, la zona più a sud di te è quella più soggetta ad abbandoni, perché più mi avvicino all'Aurelia e più mi avvicino ai confini, e più è zona dove ho affiancamento e abbandono nei cassonetti, sia prima del Valle Gaia, sia nel salire, sia a Casini di Terra. Tutte le zone di confine, le zone più esterne sono quelle più soggette. Quindi cosa succederà? Inizieranno a essere rimossi i cassonetti più dall'esterno fino ad arrivare al centro. E fino a che nel giro di 2 settimane rimarrà, diciamo così, sostanzialmente il sistema solo porta a porta. Abbiamo un vantaggio perché diciamo che adesso, con buona probabilità, voi normalmente lavorate, adesso quest'anno no, perché è un caso un po' sfortunato, magari a Natale, poi dopo si inizia probabilmente verso Pasqua, giusto Giacomo, o gli altri che hanno le commerciali. Aspetta, abilitati che così almeno vai. Eccomi, No, ciao. nel mio caso Pasqua, quindi non siamo chiusi. Ok, vedi, quindi perfetto. Quindi abbiamo tempo sostanzialmente, diciamo così, di far. Io normalmente i turistici non li faccio mai partire a metà anno, perché se parto verso la fine dell'anno abbiamo tempo di far abituare le utenze domestiche che ci mettono 4-6 settimane e poi concentrarci sulle commerciali prima dell'arrivo del turismo. Quindi il vantaggio che hai tu, diciamo Forse. così, è che se io prendo Google Maps al volo, così vi faccio vedere, prendiamo un attimo il Valle Gaia. Ok. Allora,
mi vedrai piccolo, però ti faccio vedere lo stesso, tanto dopo il prossimo. Ok, allora, quindi prendiamo prima a te perché sei, diciamo, più grosso, poi dopo prendiamo altri esempi. Allora, cosa succede? Qua c'è la strada principale, quindi se io vado su Street View, vedo l'ingresso della tua, diciamo, attività e qua tu hai, diciamo, un set di cassonetti, corretto? Con un cancello che è chiuso. Poi dopo, se io scendo, così diciamo che tutti possono crederci che io e Federico abbiamo visto già tutto il territorio, hai un altro set di cassonetti qua. Ok, Solo del vetro plastica. allora diciamo che ti prendo un altro esempio. Invece di questi qua, tu avrai il posizionamento di una batteria, diciamo, di svariati carrellati di 5 frazioni, quindi secco. Carta e cartone, imballaggio in plastica, metallo, vetro e umido. Ti prendo un esempio delle tue dimensioni che ho fatto partire di Parbella, che è Borgo San Pecoraio. Allora, io cosa avevo? Avevo una situazione molto simile, per darvi un'idea, Borgo San Pecoraio sono tutti degli appartamenti così, dislocati in tre zone, più c'è il ristorante. Te hai anche però la pizzeria dentro da te, giusto? Che è aperta però diciamo solo in stagione. Non in stagione, sì. Ok, qua cosa avevano? Avevano una postazione tipo te però su strada, così ti faccio vedere questa zona qua. Adesso non c'è più nulla, quindi se vado avanti adesso l'ultima versione del 2011 comunque avevano una raccolta di questo genere. Cosa succede? Qua c'è l'ingresso della proprietà, immaginatelo il tuo cancello. Questa è la strada che va Sì, lo alle conosco, pale. la struttura. Buono, quindi io entro, abbiamo messo, diciamo, una prima batteria qua, diciamo così, all'interno della proprietà, quindi non possono entrare a fare l'abuso, quello è il vantaggio che hai te di avere il cancello. Poi un'altra batteria retro ristorante e poi un'altra batteria qua sotto, in modo tale che le utenze interne possono, diciamo così, autogestirsi la frazione differenziata. Qua, rispetto ad altre utenze, è molto simile a te, hai un vantaggio di avere lo spazio, in più te hai anche lo spazio chiuso. Quindi per i carrellati si parte con una quota, poi te vedi magari se ci stai, te ne servono di più, di meno, e quotiamo un servizio in base a quello che ti servirà. Però questa roba la puoi vedere solo quando parte la stagione, quindi iniziamo a dartene, non lo so, 30 carrellati, e poi dopo dici sono di più, di meno, quello che mi serve. Faccio un esempio invece più sulla, e ovviamente qua ci sarà il calendario di raccolta che vi daremo, e la raccolta è identica prima, invece di raccoglierti il cassonetto grosso, ti raccolgono quello piccolo e basta. Dipende però, dipende quando, perché io ho tre bidoni, quelli lì blu, del vetro e plastica, parlo solo dell'alta stagione, cioè dopo 2 giorni sono pieni tutte e tre. Ma sì, ma quello, siccome tu sei il caso più particolare, per te non ci saranno problemi di raccolta, non ti preoccupare. No, è solo per dire In base alla che dimensione che ti serve, ti il vengono carrello dati piccolo che. mi dura 5 ore messo di fuori. No, Adesso ma lo so, ma non è vedi che. che bisogna La studiare delle misure. dotazione viene quotata in base alla quantità che ti serve, non è un problema. Io ho, per dirti, ho fatto condomini da 1.000 Gli utenze. stranieri sono tanto bravi a differenziare, ma hanno un difetto che non siamo mai stati capaci di spiegarlo. Abbiamo messo anche fuori le immagini, le insegne. Loro, la plastica, le bottiglie, non le schiacciano mai. Sì, ma allora guarda, sulla parte della comunicazione, poi dopo la facciamo insieme, diciamo, a Rea, che sono molto bravi, quindi diciamo Cecilia mi No, ma ascolterà. No, non ci siamo usciti in 10 anni, ti spiego, quindi. allora, ti faccio l'esempio pratico. Quando ho fatto l'ambito molto turistico, che ho fatto più vicino a voi, è stato Lerici. Allora, là ho una marea di seconde case e sono quasi tutti immobili piccoli. Quindi cosa è successo? Abbiamo insieme le attività commerciali, quindi più con te che con il gestore, fatto la comunicazione multilingue in modo tale che fosse molto, diciamo, pragmatica e poco teorica. Quindi in questo caso poi si farà insieme a Cecilia e allo staff di Rea una cosa molto, no, il pippone con la Bibbia del sudicio. No, una roba sintetica dove quello che ti viene lì 3-4 giorni sa come gestirsi la spazzatura. Allora, vado per fare sempre il confronto con
in questo caso, dopo tu vedrai che io vi sto solo dando delle anticipazioni, poi dopo vengo da te con Federico, vediamo tutte le utenze, vi facciamo una a una. Allora, prendo un attimo ad esempio il centro di Guardistalle, faccio il centro di Casale, che così prendi due esempi. Allora, Greta, ti uso un attimo da cavi a te adesso, quindi ti ho abilitato l'audio se vuoi che così. Allora, buono, quindi te sei, vediamo qua, Osteria Pizza Grilli, tu sei qua, via Palestro, giusto? Piazza del Plebiscito. Allora, sei questo qua, no? Aspetta. No, è quello lì era prima, comunque il cancello è quello, sì. Sì, praticamente tu sei davanti alla pizzeria, giusto? Esatto. Ok, questa è una foto vecchia, però sostanzialmente il tuo è questo. Esatto, questo cancello lì, sì. Non sono, perché è del 2011. Allora, ti prendo un esempio di questo e vado nel centro storico di Riparbella che è identico a voi, identico. Allora, io ho una via centrale, che è come la tua, ipotizza quella lì che sale su dai carabinieri, e ho una forte problematica su alcune utenze, tra cui anche, diciamo così, delle utenze di ristorazione. Non so se sei mai entrata dentro a Riparbella, diciamo che... Allora, qua io ho una macelleria e qua ho un ristorante che si chiama Trattoria del Papero. Questo ristorante qua sono... 1, 2 vetrine, basta. E vedi dove è esposto il carrellato qua che è aggiornato, lo vedi lì dentro? Questo qua però è perché è un'attività di ristorazione, quindi ha necessità del carrellato. Nel tuo caso cosa succede? Si cercherà di fare sì che il centro storico dei due comuni venga servito specialmente per le commerciali prima dell'apertura, in modo tale che tu esponi a chiusura, diciamo così, e poi qua per decoro mettono dentro la proprietà, eccetera, eccetera, si sono messi d'accordo con Federico, il cancello questo qua è aperto, ti sto facendo solo per farti un esempio, così non mi rimane sul marciapiede che è piccolino, che è come te, praticamente la stessa Eh cosa, sì. diciamo così, e io riesco a, diciamo così, avere la via pulita e poi quando tu apri non c'è più il materiale. Idem, quindi, ma l'altro vantaggio che avresti è che utilizzando per la maggior parte il diciamo la scatola di cartone o il sacco, una volta che te l'hanno asportato, non ti rimane il bidone da tirare dentro e fuori. E quindi con questo sistema non c'è qualcosa in mezzo alle scatole, quindi ti gestisci il sacco come meglio credi. E poi. Idem, ti prendo sempre, se io vado a prendere la parrucchiera qua dietro, è ovvio che anche lei che cosa avrà? Avrà un po' di umido per la parte dei capelli, eccetera, eccetera, e imballaggi in plastica e metallo per le lacche, i prodotti di bellezza e così via, ma il resto non c'è più niente. Quindi se io vengo da te e guardo i tuoi prodotti, vedrai che se io, dopo quando vengo, lo guardiamo insieme, indifferenziato tu hai zero. Tu mi chiederai, non so dove buttare questo e ti dico dove va, ma vedrai che il secco diventa praticamente niente. Idem, c'era probabilmente, non so se c'è ancora collegato, il bar La Piazzetta. Vediamo se c'è, non c'è. Comunque, se volete adesso, voi l'audio potete riabilitarvelo quando volete, perché se volete parlare. Allora, al bar La Piazzetta, l'unica Io ci problematicità... sono del bar La Piazzetta. Denisa, ciao. Ciao. Allora, buono, praticamente diciamo che io sono venuto a far colazione da te, ma non lo sapevi che ero io. Quindi, allora, l'unica problematica che c'è nelle attività come te è la gestione dei cestini su plateatico. Allora, diciamo che qua ce n'è uno comunale, però non so, tu hai qualche cestino... Sì. Hai qualche cestino dove ci sono i tavolini esterni? Ecco, Sì, ce n'ho uno. allora il mio consiglio è dopo quando ci vediamo, questi qua il più possibile li devi togliere, perché il problema sta nel fatto che quando vengono tolti i cassonetti, il tuo cestino potrebbe essere, diciamo, soggetto del tipo che ci abita sopra, che ti ci butta il sudicio dentro.
di casa. Cioè, perché ti dicono quando sei aperta, quando sei chiusa, sto dicendo. Quindi sostanzialmente nel tuo caso il tuo secco sarà il cestino delle carte. Ma se io vengo da te, vengo nel retrobancone, principalmente tu avrai la plastica dei materiali e il vetro delle birre o del vino, eccetera, eccetera. E l'unica cosa, adesso non mi ricordo, te anche ricevitoria, c'hai gratta e vinci o no? L'unica cosa che puoi avere sono sostanzialmente gratta e vinci nel secco, perché sono materiale misto. Il resto che c'è dietro bancona, nel 90% è materiale riciclabile. Anche te ci avrai tanta carta, imballaggi in plastica e metallo e basta. Io sono entrato da te, però non sono mai andato dietro dove c'è la terrazza, quindi dopo comunque vengo giù e lo vediamo insieme. Nel tuo caso, invece, il carrellato del vetro ti serve. Sì. Perché uno o più di uno, poi vediamo, partiamo e vedi te in base a quello che ti serve, si darà, in quel caso lì ti serve perché tu hai tanta produzione di birra, eccetera, eccetera. Quindi non ti basta il domestico. Per il posizionamento di questi, poi dopo lo vediamo insieme. No, io quelli non ce l'ho. No, ti vengono dati. Pensavo intendevi qualcosa che c'era nella foto, ma è tutto ok. No, ma questa poi è una foto vecchia del 2011. Infatti, no, non è così. Però diciamo che sostanzialmente, diciamo che sugli ambiti del centro storico le problematiche sono abbastanza limitate. L'unico che è un po' più incasinato potrebbe essere Pizza Grilli, ma mi ha detto Sandro che aveva già dei carrellati, li avevano già posizionati da qualche parte, perché in questo caso lo spazio è abbastanza limitato. Però ecco, la Pizza Grilli c'ha sia questo ingresso che dalla parte, se vai nel parcheggio velo in discesa, dove ora qui ci costruiva le piscine, un po' più su, dove c'è scritto bar tabacchi, no? Quindi vabbè, un po' più su dove c'è le macchine, no, l'avrei bene dall'alto. Sì, da qui praticamente, da dove mettevi la freccia ora, sfocia sul parcheggio in discesa, quindi... Sì, vabbè, ma dopo, questo solo per far capire all'utenza che il singolo posizionamento dei materiali poi lo si vede quando partiamo, quindi diciamo che tu adesso l'idea è che vi verranno consegnati i materiali, la Claudia e Sandro mi danno un po' le utenze che hanno necessità, ma tanto diciamo più o meno lo sappiamo già. Vi verranno consegnati da Rea, però l'unico che gliene serve tanti sono Ricrio e Villa Gaia. Insomma, ma io credo di averne bisogno. Serena? Sì. Dimmi perché non ti vedevo lì prima. Quindi, Villa Elena. 35 appartamenti. Sì, ecco, diciamo che non sapevo che utenza fossi, quindi era per quello che... Scusami, è un resto. Anche probabilmente. E io ho anche un problema di spazi. Dimmi l'utenza tua, qual è che è? Residence Villa Elena Guardistallo. Residence? Villa Elena. Ok, buono. Che così lo guardiamo insieme sulla mappa e tanto dopo poi ci vediamo. Quindi inizio dicembre. Sì, penso che sia meglio perché qui è un po'... Guarda, quindi il tuo qual è? Residence Villa Elena. Quello qui. Bianco. Qui. Questo bianco? Bravo, sì. Sì. Quello bianco e è tutto il giardino e le strutture intorno. Sono 35 appartamenti. Sì, ma guarda che diciamo che tu fai il calcolo che 35 appartamenti sarà, diciamo, in linea di massima forse una decina di carrellati. Quindi per carrellati tu devi pensare, non sono cassonetti, sono 50x60 per 110. Uh-huh. Quindi non pensare al cassonetto, diciamo, strodato. No, ma non ho idea di dove si possono mettere. Sono per quelli, per capirsi. Dentro nella proprietà dove vuoi. Quindi lì... Il problema venite a vedere perché io non ho lo spazio dentro la proprietà perché tutto un saliscendi è tutto scalette, giochi. La troviamo, vengo con Federico, quindi il problema diciamo
ti faccio l'esempio di Paola. Ricreo praticamente lì si trova lì è più incasinato perché tu ce li hai tutti in un punto solo. A Ricreo invece ho un picco di fino a 130 persone che possono stare a dormire in un'area che è gigantesca. Quindi in quel caso lì cosa facciamo? Facciamo una postazione unica con 20-25 carrellati dove tutta la raccolta delle varie ville viene posizionata in un punto solo. Nel tuo caso, veniamo lì, anche perché, ripeto, non è che parte tutto il 14 di dicembre, cioè inizia a partire Cecilia, dimmi. No, Vai, vai, finisci. era solo per dire che il tempo di decassonetizzazione serve per risolvere anche questi problemi, cioè nella fase iniziale parte la raccolta, serve per, diciamo così, far abituare la gente e nell'arco di queste, diciamo, 15 giorni nel quale partono i due sistemi in contemporanea, se ci sono problematiche c'hai ancora temporaneamente i cassonetti, quindi c'è il tempo di trovare la soluzione, l'apposizionamento. I Vai. nostri clienti hanno sempre utilizzato i cassonetti che si trovano nella piazza principale, perché io ho una porticina chiamata la porta della spazzatura e dal giardino andavano tranquillamente lì. Io Insomma, piazza principale, dopo lì, non ho diciamo, la proprio tua soluzione. cassonetti all'interno perché non ho lo spazio. Allora, ti ripeto, adesso la tua situazione particolare, poi la vediamo, lì c'è Cecilia e Federico, ti possono rispondere, ma poi dopo per ogni problematica ad hoc troveremo una soluzione ad hoc, quindi non ti preoccupare. Va bene. Federico, se vuoi fare una precisazione. Sì, Stefano, tanto lo sai anche te che essenzialmente quando ci sono queste problematiche sarò io a fare un sopralluogo in base anche al mezzo che verrà a svuotare appunto questi carrellati e trovare una posizione più consona a dove mettere il cassonetto, ma anche all'esposizione, se uno ipoteticamente volesse esporre la tipologia di cassonetto in base al giorno che è stabilito dal calendario. Fuori. Cioè, ci sono tante soluzioni, oppure di fare una sorta di area ecologica interna, magari chiusa, insomma, qui ci sono tante soluzioni. Cioè, questo qui credo che sia l'ultimo dei pensieri. In corso d'opera sicuramente riusciremo a trovare una soluzione, come è stata trovata in tutte le utenze non domestiche di Riparbella, di Orciano, di vari porta a porta, dove ormai siamo abbastanza, diciamo, esperti. E come nei condomini, perché anche stamani Sandro lo sa, sono andato direttamente a Borgorenario, ho parlato con l'amministratore stamani, anzi colgo l'occasione anche per dirtelo, e avevo già individuato delle postazioni, loro mi hanno detto che avrebbero necessità di due postazioni, insomma, basta accordarsi, trovarsi sul posto e una soluzione si trova. No, ma infatti, come avevo detto precedentemente, adesso la fase che avvieremo sarà quella di un contatto ad ogni attività. Quindi noi abbiamo una scheda in qualche maniera di rilevazione della necessità dove metteremo quello che è il nome dell'attività, il tipo di rifiuto che produce. E butteremo giù una scheda insieme a voi rispetto a quella che è la necessità ed eventualmente, qualora ci fossero criticità, come stava sollevando la signora vedo Serena, presumo si chiami così, metteremo appunto, indicheremo di fare un sopralluogo. Quindi laddove le richieste filano lisce. Quindi vi contatteremo e vi porteremo il sacco, il mastello, il contenitore, quello che concorderemo insieme di portarvi. Laddove ci sono situazioni di criticità, comunque ci sarà sempre un contatto diretto e verranno i nostri tecnici a fare un sopralluogo sul posto per trovare la soluzione più idonea. Chiederei a Elena e Francesca, già che ci siamo così magari, di intervenire e appunto dare il numero di telefono e i giorni in cui ognuno di voi può chiamare per parlare con loro. Mi sentite? Sì. Allora, buonasera, io sono Elena Simoncini,
Allora, con Francesca abbiamo deciso per, diciamo così, fare un miglior lavoro di suddividerci i due comuni. Allora, io mi occuperò delle attività del comune di Casale Marittimo. Allora, abbiamo deciso di essere disponibili a farci chiamare dalle attività dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo. E il mio numero di telefono è lo 0586 76 51 29. Questo per quanto riguarda le attività del Comune di Casale Marittimo. E io sono Elena Simoncini. Elena, mi Sì? ripeti un attimo, 0586 56, scusami. No, scusami, è 76. Ah. 5129. 5129, ok, Bene? grazie, grazie. Prego, ci mancherebbe. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo. Buonasera, io sono Francesca Capaccioli. E insieme a Elena lavoreremo per questo inizio, questo avvio di porta a porta su Casale Guardistallo. Il mio numero è 0586 761, no, scusate, 765166 e quindi ci potete contattare nella prossima settimana, dal lunedì al venerdì. Come diceva Elena, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, proprio per iniziare a conoscersi e compilare le schede e capire le vostre esigenze, eventuali criticità. E quindi ecco, contiamo nella prossima settimana di sentirvi tutti. Grazie. Ok, allora intanto grazie a Francesca e a tutto lo staff di REA. Poi vedrete che sostanzialmente con Federico sul territorio problemi non ce ne saranno, quindi non ho dubbi. Allora, sulla procedura adesso, se avete dei dubbi o domande particolari, diciamo che siamo a vostra disposizione. Adesso non vi si vuole far perdere altro tempo perché sono già un'oretta che siamo collegati. Questo era solo un incontro, diciamo così, di presentazione. Dopo la parte di comunicazione verrà fatta sia in modalità, diciamo così, digitale che cartacea. Verrete ricontattati da REA e in linea di massima noi dovremmo essere pronti, se Cecilia mi confermi, per la distribuzione a partire dal 30, giusto? Per le domestiche e commerciali. Cecilia? Per la distribuzione dovremmo essere pronti a partire dal 30, come eravamo. Sì. Ok? Buon, perfetto. Allora, anche perché Claudia ti confermo che anche le tue compostiere arrivano prima del 30 e quindi poi riusciamo a distribuirla. Quindi avremo, diciamo così, linea di massima largamente 2 settimane per fare le consegne e poi partire in tempo utile al 14 di dicembre. Io la settimana prima del 14 vengo giù qualche giorno prima e poi sarò lì con Federico. La settimana del 14 per controllare tutte le varie utenze, quindi se ci sono qualche problema, poi intanto vi lascio il mio numero di cellulare, quindi poi ve lo potete segnare, che è 340, segno. Questo qua lo potete utilizzare nella fase iniziale anche per se avete dubbi, problemi, domande, eccetera, eccetera, anche per usarli su WhatsApp diretti. Ho 340 145 2159. Poi dopo, quando partiamo, insieme anche con Federico, che sarà, diciamo, il vostro punto di riferimento sul territorio, facciamo come con Riparbella un gruppo di controllo per le utenze non domestiche, dove vi metto dentro a tutti, poi adesso raccolgo tutti i vostri numeri di cellulare, in modo tale che così, se ci sono problematiche, dubbi, Giacomo ha un dubbio sulla raccolta,
che può essere utile anche a Serena o Paola. Quindi mette un messaggino su questo gruppo e viceversa, se risponde a uno, la risposta funziona anche per tutti. Idem anche per le mancate prese. Dimmi Giacomo. Posso chiedere solo così informazione, anche se è ancora presto, ma visto che noi, come anche Serena, che intanto saluto, ciao Serena, facciamo, se tutto va bene, virus, mica virus, girare centinaia di migliaia di presenze, cosa succede se poi nella vostra raccolta differenziata trovate del plutonio dentro al vetro? Cioè, per dire, per fare la battuta, insomma, la trovate completamente sballata. Allora, nella raccolta interna alla tua, diciamo così, la responsabilità della gestione della raccolta è poi diciamo dell'utenza stessa. Quindi se io, facciamola così, nel vetro trovo secco residuo o organico, ovvio che gli operatori non la raccolgono. Quindi diciamo la responsabilizzazione delle utenze è interna. Quindi cosa succede? Io ho fatto altri camping, dopo quando ci vediamo, camping anche più grossi di te. Uh-huh. È ovvio che all'inizio è un po' più complicato per il fatto che te devi gestire più utenze, quello è il problema. Però quella zona lì diventerà come una sorta di mini centro di raccolta. Io ho fatto anche come sull'utenza singola è ovvio che è più facile il controllo che su di te, perché se la Greta mi sbaglia una roba all'alimentare so che è stata lei, nel tuo caso non so qual è l'utenza, però impossibile. No, ma lo so, però quello che ti sto dicendo è che la non conformità grossa diventa molto difficile una volta che la gente è formata e vede che cos'è che deve buttare. Ti sto dicendo, no, l'errore, faccio l'esempio che dopo lo vedrete l'anno prossimo. Questo qua è un contenitore che se te lo do in mano tu non sai dove buttarlo. In realtà questo è un materiale di tipo compostabile che sostituirà tutti i monouso in plastica dal 1° di gennaio. Quindi questo qua va nell'umido, ma se te lo do, se non leggi cosa c'è scritto, non sai dove va. Se uno ti sbaglia questo, ok, che magari me lo butta nel secco, pace. Però se invece io prendo il vetro e lo butto nell'umido, è ovvio che l'operatore lascia il bidone e mette la non conformità con un adesivo, non è che ti dà la multa. L'altra cosa che vi accenno, ma guarda che per dirti, se hai dei dubbi fate un salto a Riparbella. Io avevo non mi aspettavo una partenza così positiva, invece non hanno avuto praticamente problemi, zero, anche con tutti i residence che c'hanno, per dirti La Pieve, San Martino, Fonte alla Lepre, eccetera, eccetera. Una volta che si parte e le utenze sono responsabilizzate, diciamo che la raccolta viene fatta relativamente bene. È vero che un residence ti arrivano, ti stanno una settimana, due, tre, hanno tempo lì, tutto quel campeggio è un via vai, cioè c'è gente che viene per una notte, che viene... Ma il mio consiglio che ti do è poi dopo la tua... Mattina, siccome... cioè non è che... Siccome la tua utenza è quella più particolare, diciamo così, poi vedrai che ti faccio vedere le soluzioni migliori che secondo me... Era solo così una... Era un... Diciamo che secondo me... La poi soluzione... ci sentiamo, tanto poi me lo spiegherai. Tanto dopo vengo lì con Federico, però tu vedrai che per gestire il tuo, la soluzione migliore, te lo anticipo, è con buona probabilità che la zona là vicino alla strada, diciamo dietro il cancello verde, è più un collettore della raccolta interna alla proprietà. No, è chiaro che la raccolta la facciamo noi come abbiamo sempre fatto. Cioè... No, ma quello che ti dico è che se io ti posiziono all'interno della proprietà dei carrellati che dopo possono essere spostati o della raccolta di prossimità vicino alle case, perché l'ho già visto dentro tutto com'è. Quindi cosa succede? Che tu non hai un grande contenitore dove c'hai dentro tutta una porcheria. Avendo dei contenitori più piccoli, uno che ha, diciamo... E avendolo vicino alle case, diciamo sostanzialmente c'è una cura un po' superiore per il fatto che sei in prossimità del materiale. Poi dopo quando ti faccio vedere altri camping grossi che ho fatto, in realtà hanno funzionato molto bene. Però il tuo caso, diciamo, sarà quello più attenzionato, perché è quello, ti dico, nella gestione che sarà semplice, il tuo è quello un po' più particolare. Però idem sarà il tuo, tipo il tuo,
quando partirà Montescudaio ci avrà il camping di là, che è uguale, la stessa cosa, forse di là è anche più grosso. O noi il coso, o noi il borgo si avvicina più a lui. Quindi dopo questi casi qua vedrai che con Federico prendiamo una soluzione che ti vada bene. Allora, se avete altri dubbi, domande particolari, io sono qua a vostra disposizione. Una cosa vorrei chiarire, che con avendo intrapreso questa strada, perché l'altra volta l'abbiamo detto, ma magari non hanno visto, andranno via, sì, è vero, i bidoni. Andando via i bidoni, l'ha detto Claudia, siamo in terdecoro del paese. È vero che qualcuno deve rinunciare a qualche cosa di gestione interna, però effettivamente ci sa un aumento della bellezza stessa del paese dove si vive e soprattutto un aumento di posti auto a disposizione per quanto riguarda sull'esterno. Ma noi abbiamo solo di differenziata, abbiamo 25 postazioni di batterie da 3-4 bidoni, quindi i bidoni quelli grandi, e quindi iniziamo a ogni due bidoni ci entra quasi un camper, quindi nel senso si raccattano dei numeri anche di posti aggiuntivi proprio anche per accogliere il turista che va a mangiare al ristorante, va a fare colazione al bar o che va a una qualsiasi altra utenza. Sandro, guarda che gli faccio, sì. Oh, se questa dopo, ripar bella, se dopo ripar non bella. Ci credete, oh, andate a vedere quello che vi faccio vedere, che così li vedete di persona. No, questa qua ripar bella da un troiaio ci ha tirato fuori un monumento. Adesso ti aspettavo. Faccio vedere, allora, questa qua è sostanzialmente la strada che va su dove c'è anche il monumento, quello lì dell'Eccidio e così via. Quindi vado su per andare, diciamo, al cimitero, per darvi un'idea. Qua ho il diciamo quello dell'acqua potabile, lì c'è il monumento, e qua avevo che cosa? Un press. Questa zona qua era cassonetti, più qua dietro c'era una zona dove c'era un abbandono costante degli ingombranti. Guardiamo com'è la postazione adesso. Diciamo che è leggermente più gradevole alla vista, diciamo, con due silos del vino di Caia Rossa. Quindi che sembra... l'hanno abilita anche con le fioriere, ora è ancora più bella da questa parte. Sì, però ti dico, anche se io vado per le attività commerciali, ti faccio un altro esempio. Se io entro qua, io ho una zona dove c'è un estetista, che è questa. Ok, quello che dicevi tu, Sandro, per la questione. Tanto abbiamo parcheggiato lì, quindi ti ricordi. Sì, sì. Allora, andiamo a vedere com'era prima. Quindi principalmente io avevo davanti all'ingresso due bei, perché poi i cassonetti andavano bene, però se non ce li avevi di fronte a casa, perché qua immagino che, diciamo, che Chanel numero 5 non uscisse. Quindi oltre a questo hanno recuperato due posti auto e adesso l'ingresso del comune è un po' diverso. Quindi ma guarda, sulla realtà di Guardistallo, Piazza della Chiesa, via Roma, tutta la parte anche dietro che si va nei parcheggi via del Mandorlo. Tutta... E anche la, ti dico, ti faccio un esempio, questo era il parcheggio sotto Villa Elena dei Carabinieri, vanno via bidoni, quindi... Allora, questi qua erano anche qua, li abbiamo rimossi, questa qua era roba principalmente del bar e delle attività e delle utenze che ci scaricavano dentro. Adesso il bar nella sua proprietà che è qua dentro, per dirti anche, penso che diciamo che ha i suoi carrellati tutti belli ordinati, dentro il bar ha idem i suoi carrellati. Esempio di utenze particolari come potrebbero essere Pizza Grilli. Se io torno indietro sempre sul rettilineo e dopo se avete altre domande, se no chiudiamo, io prendo questa osteria in cantina che è questa. Allora, spazio a zero. Te non so se Sandro ci sei entrato mai qua. Dove si mangia io giro, non ti preoccupare. Perfetto. Allora, Claudia no, ma io sì. Allora, qua dentro, se ti ricordi, ci sono degli scalini, vai sotto e non c'è accesso a niente. Dove hanno messo i carrellati, per non spaventare Serena, che così vede che in realtà lo spazio, dopo l'ho già visto, ce ne hai, diciamo, rispetto a loro hanno una proprietà qua sotto... Che, ma ti sto parlando di un corridoio che sarà 2 metri per 15, 20, 2 metri e mezzo. C'hanno i carrellati qua, quando sono pieni li espongono su strada.
Idem anche utenze che hanno, questo è per dare un'idea, questo qua è più il bar, però qua è la tabaccheria di Riparbella, non ha niente, non ha nessun carrellato, quindi quando ha la carta e la plastica la posiziona fuori, quindi le uniche utenze che avranno sostanzialmente i carrellati sono tipo Serena per il residence, Ricrio, il Robin Hood e così via, e i ristoranti e i bar per la parte del vetro, i bar, e la parte dell'organico, i ristoranti, ma gli altri già con, diciamo così, una dotazione di tipo domestico è già più che sufficiente. Poi dopo comunque se ci sono integrazioni le faremo nel corso d'opera, non ci sono grandi problemi. Se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, siamo come qua. Già detto te, frate e bolognesi, quando girate fate, aggiustate il vestito per ogni persona, cioè veramente sì, dopo tu vedrai tanto... proprio, con questo metodo riuscite a farmi, viene in mente sia Ozium sia le giunche, ma la fonte, la fonda, insomma, sì, convinto. Ma le vedi, Sandro, queste cose dopo lo capiranno anche le utenze. Certo. No, Giacomo, che è quella più problematica su Casale, il dimensionamento dei suoi carrellati, anche Serena, Francesca e così via, lo vedranno solo quando parte la stagione, perché adesso produzione non ce l'hanno, quindi adesso si parte in modo tale che tu vai a regolare la raccolta sulle utenze di tipo domestico residenziale, poi quando inizia a arrivare la gente riesce a riquotarla. No, me ne era per più, dire che avere due esperti del settore che curano il sistema in maniera adeguata ad ogni attività commerciale, avete, credo, la garanzia di avere la massima soddisfazione nell'esecuzione del progetto stesso, capito? Era questo, perché proprio sì, li guardate, vedete e concordate, no Claudia? Sì, assolutamente, sì, verrà studiato caso per caso, insomma, ovviamente. Se non ci sono altre domande, io chiuderei, se no, se avete qualcosa... accettiamo ultima domanda della sessione. Niente, siamo stati chiari, quindi vabbè, ma perché ci siamo già andati 1:20, quindi siamo largamente fuori le previsioni. Quando sarebbe più o meno previsto il passaggio per la raccolta, cioè ci sono fasce orarie, sono come funziona il turno? Sarà o un 5:11 o un 6:12. Quindi sostanzialmente è, diciamo, un prediurno in mattina, diciamo così. Comunque, una cosa, prima di far parlare Federico, va in bene. Fase di consegna poi avrete anche tutto il materiale informativo, quindi il calendario della raccolta, il rifiutario, un opuscolo con le domande frequenti, le cosiddette FAQ, poi anche noi potrete scaricare l'app Porta a Porta Rea, stiamo implementando, a breve ci sarà anche il nuovo sito internet di Rea, quindi abbiamo la pagina Facebook, quindi insomma i canali comunicativi, poi i comuni, sia Casale che Guardistallo, anche loro a loro volta, scusate il gioco di parole, potranno condividere tutte le varie informazioni. Io volevo solamente dire due cose. Allora, uno, volevo riprendere il discorso di Sandro che diceva per quanto riguarda il decoro ambientale, detto così sembra una sciocchezza, ma quando poi veramente siamo sul posto, i cassonetti non ci sono più da tutte parti, è veramente un'ossa che a colpo d'occhio. Veramente valorizza ancora di più il paesaggio, soprattutto borghi come Guardistallo e Casale, che tolti i cassonetti e li mette veramente a nuovo, borghi storici soprattutto. E poi vi chiedo solo la pazienza di nelle prime 2-3 settimane di comunque fare più prove e trovare più soluzioni, nel senso, noi comunque ci mettiamo del nostro, io in primis ci metto la faccia, e quindi sono quello che cercherà sempre delle soluzioni per cercare di risolvere le problematiche e di trovare una soluzione che sia consona per voi come per noi, comunque sia facile per noi lo svuotamento dei cassonetti carrellati, facile per voi l'esposizione, cioè
Quindi in queste 2 o 3 settimane sicuramente, se ci saranno magari delle criticità, insieme le risolveremo e vi chiedo solo un po' di pazienza. Ma anche al cassonetto che banalmente viene saltato e magari in qualche modo ve lo recupero, cioè il giorno dopo, il pomeriggio, cioè a piedi non vi ci lascio, questo è quanto. Io in queste 2 settimane sarò sempre presente, io mi trasferisco a Guardistalla a Casale, però insomma quasi, quindi questo è quanto. Scusatemi, vorrei inserire un secondo per dire che io sono già presente nel gruppo dei commercianti di Guardistalla, ho già scritto, quindi io sono già in contatto con voi. Grazie. Perfetto, allora... Sì, ho aggiunto anche te, Ambrosini. Sì, ho visto, No, sono in 1.000 milioni di gruppi, non ho problemi. Adesso Elena? Qui. Mi senti? Voi, ti inseriremo nel gruppo. Perfetto, ti ringrazio tanto, grazie. Grazie a te. Va bene. Bolognesi, ci si mette anche te così un pochino guardistallino e casalese diventa. Dai. Anche lui è in pochi gruppi, quindi... Gruppo più, gruppo meno. Più uno meno, Dai. Ma questi sono utili, utilissimi. Dai, ascolta, niente. Allora, rimanendo d'accordo così, adesso noi, quando poi abbiamo le comunicazioni formali delle date effettive che partiamo con la distribuzione, vi facciamo sapere sui gruppi e su tutti i canali del comune, e poi dopo ci vediamo sul territorio prima della partenza per vedere tutti i casi particolari. Tanto le commerciali non siete tante, quindi vi facciamo una a una tutte, quindi non è un problema. Ok. Va bene. Allora, intanto grazie di aver partecipato e ci vediamo in comune allora. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao.